La trasmissione è in collaborazione con... Lambrusco di Modena Doc. I lambruschi crescono, i momenti più frizzanti restano. La OMV, Officine Meccaniche Vezzani, è un'azienda specializzata nella realizzazione di strutture metalliche ad uso industriale e architettonico. L'OMV è in grado di garantire servizi che vanno dalla progettazione alla fornitura dell'intera costruzione. Alla richiesta sempre crescente di professionalità e competenza, l'azienda risponde con tre requisiti fondamentali: esperienza, serietà, collaborazione. Aspettiamo 12 mesi per dar loro il nome. 24 mesi per farti apprezzare l'armonia di sapori. 36 mesi oltre per offrirti la maturità. Parmigiano Reggiano, aspettiamo per darti l'eccellenza che ti aspetti. L'aceto balsamico tradizionale di Modena. Un cordiale saluto ai telespettatori di Area Verde. In apertura noi parliamo di un evento molto importante, ovvero del refettorio di Modena, perché a partire dal 5 dicembre scorso e ogni lunedì presso la mensa ghirlandina, grazie agli chef del consorzio Modena a tavola, verranno preparati 60 pasti per persone in stato di estrema difficoltà. È il progetto finalmente realizzato a Modena di Massimo Bottura, Social Tables Chiocciola Ghirlandina, è una nuova mensa solidale. I locali sono stati restaurati, sono magnifici ed ecco, importantissimo che anche a Modena, dopo Milano, dopo Rio de Janeiro, ci sia questo refettorio, cioè questo sogno di Bottura, il primo chef stellato a cucinare per i più bisognosi è stato Luca Marchini dell'Erba del Re con il suo staff. Ricordiamo che Luca Marchini è diventato presidente nazionale, presidente per l'Italia dei giovani ristoratori europei. Un premio questo anche al nostro Luca Marchini, valentissimo chef. E torniamo a parlare del refettorio e lo facciamo naturalmente non con i protagonisti, perché la privacy deve essere assolutamente assicurata, ma con coloro che sono riusciti a realizzare tutto questo. Gli appuntamenti per ora sono 14 con tutti i ristoratori, tutti gli chef più importanti della nostra regione. Sentiamo. È quello che abbiamo trovato oggi. Siamo arrivati qua alle 3:30, c'erano dei grandi contenitori con dentro degli elementi che sono stati dati appunto da una serie di persone che hanno portato del cibo. C'era della frutta, c'era della verdura, c'era del pane, alcuni ritagli di salumi, insomma abbiamo cercato di capire che cosa si potesse fare per cercare appunto di ridurre al minimo appunto lo spreco e abbiamo ideato un piccolo entrée, un piccolo mousse bouche iniziale, che è un pane che viene appena fritto con sopra una crema di pomodoro, una maionese fatta al basilico e della cipolla cruda, poi un risotto con dei porri e altri vegetali con sopra un croccante fatto con un trito di salumi e poi un potage, perciò queste zuppe quasi alla francese ma di ottica direttamente emiliana e direi quasi comunque mediterranea, dove alla base abbiamo un pane croccante e sopra appunto una serie di verdure che adagiamo sul pane e un brodo ristretto fatto appunto con gli elementi dell'orto. Non ci dimentichiamo ovviamente del dolce, alla base una crema di cachi,
poi una crema di pere e per finire quello che è un crumble di uova con, ovviamente dolce in questo caso, e una meringa bruciata. Una cena da grande ristorante, per chi magari è meno fortunato di noi non può permetterselo. Ma io credo che sia una cena dovuta quando noi ci attiviamo con la nostra professionalità che abbiamo per cucinare per la gente in generale. Secondo me qui la distinzione non è soltanto chi può permetterselo o chi non può permetterselo. Noi siamo qua oggi per operare, per cercare appunto di utilizzare della materia prima che in qualche modo dovrebbe essere gettata via, non riusciamo a recuperarla e cuciniamo per chi si mette seduto. Chi si mette seduto in quel momento lì ha una grande dignità e noi vogliamo dimostrarglielo. Come Fondazione Ausilium Mensa Ghirlandina, in collaborazione con Food for Soul, che è la fondazione di Massimo Bottura, abbiamo realizzato questo nuovo progetto, un locale dove tutti i lunedì sera un grande chef si mette a disposizione attraverso il recupero di materie prime in collaborazione col mercato di Via Albinelli e con l'azienda La Menù. Avremo tante risorse che generalmente verrebbero scartate perché dal mercato di Via Albinelli prendiamo tutte quelle che sono le giacenze quotidiane e grazie a questo vogliamo realizzare pasti per persone che nel centro storico sono in grosse difficoltà economiche, sono in stato di bisogno. Tutto ciò con un gruppo e una rete di volontari che attraverso la nostra fondazione stiamo formando. È una cosa bellissima, sono mesi che stiamo parlando di questo. Abbiamo ritardato un attimo perché la Cristina doveva rientrare da Rio de Janeiro, organizzarci bene e pensare bene come poter entrare dentro appunto a questo progetto un passettino per volta. Questa mensa è qualcosa di è meravigliosa, è bellissima, la struttura c'era già, c'è già il progetto per il futuro e adesso aspettiamo piano piano. Abbiamo un bellissimo progetto per la cappella, per gli affreschi, ci sono tutti c'è già un bel progetto di un artista che ha fatto una cosa meravigliosa, quindi questo sarà, adesso toccherà a noi come Food for Soul, no? Abbellirla sempre di più, un passo per volta, però come sempre è stato, come è stata la Francescana, come è stato. Bisogna fare le cose un passettino per volta per poi arrivare a un grande risultato. E questo è sempre stata la nostra filosofia. Qui c'è la comunità, no? Avete coinvolto anche tutte le realtà, no? Cittadine, sì. Dal comune alla diocesi. Questo è veramente un'esperienza molto bella perché c'è sia la parte, c'è il vescovo da una parte, il sindaco dall'altra e il mercato Bilnelli che ci fornisce tutto. E quindi c'è proprio il coinvolgimento da parte di tutti. E penso che sia la cosa più bella. Più belli in assoluto, perché nel momento in cui la gioia la condividi insieme agli altri è una gioia che è amplificata e quindi per me è qualcosa di straordinario, soprattutto a Modena. Sabato sera abbiamo fatto una bellissima cena a Bologna, erano 3 settimane che non andavo all'Antoniano e mi sono ritrovato in un posto che quasi non conoscevo più. Meraviglioso, sembrava quasi un'atmosfera zen e tutta la gente che conosceva l'Antoniano prima e l'ha visto dopo è rimasta così. Quindi è proprio il bello aiuta a ricostruire la dignità delle persone. Il bello credo che sia qualcosa di veramente diverso, importante, e tutto questo nasce dalla cultura. Se hai la cultura riesci a capire certe cose, se non hai cultura è solo uno scontro, cioè un qualcosa che non. O servi un pasto caldo. Un pasto caldo possiamo far tutti, no? Ma secondo me questo progetto, come il progetto del refettorio a Milano, con il progetto di Rio, è un progetto culturale, non è carità. Perché fare entrare la gente in un bel posto, in un qualcosa di bello e che abbia un pieno di arte, di una bella architettura, un posto che ti accolga con della gente che sorride. Guardate stasera tutti i ragazzi dell'Erba del Re sono qua, cioè è qualcosa di, ha un significato importantissimo. I miei ragazzi, la Cristina è là che lava i piatti, pensate, no?
perché bisogna far così, bisogna tirarsi sulle maniche e andare e fare vedere, basta chiacchiere e solo fatti, ci vogliono i fatti, le chiacchiere volano sul web, sulle cose, volano dappertutto, dove la gente si nasconde dietro le cose e parla di cose che non sa. Ecco, questa è la cosa, io sono sempre stato abituato così dalla mia famiglia. Non dire cose che non puoi mantenere, non far promesse che non puoi mantenere. Vai avanti per la tua strada, fai sempre un passettino per volta, poi dopo piano piano arrivano i grandi risultati. È sempre stato così, io sono un emiliano e sono cresciuto, nato e cresciuto così. Restiamo in tema di cibo perché parliamo di strenne natalizie, parliamo di un volume molto importante intitolato La pasta in tavola, presentato dal Banco San Gimignano. Una presentazione di questo volume strenna che vuole celebrare la pasta in tutte le sue versioni, ma non solo. Anche una sfumatura solidale, perché poi in Piazza Roma si è tenuta la pasta in piazza, ovvero gramigna con salsiccia per tutti e naturalmente tutto quello che si è ricavato da questo evento in piazza è andato ad Auxilium, la fondazione che gestisce la mensa ghirlandina di Modena, che offre sempre moltissimi pasti, un'ottantina di pasti al giorno, a persone bisognose. Quindi anche un evento benefico. I precedenti libri, pane, vino, formaggio e le conserve, ed ora la pasta che è storia, economia e società. Sentiamo. Ma la pasta rappresenta per tutti, rappresenta intanto la famiglia. Non c'è dubbio che la pasta è l'elemento, se vogliamo, più povero della nostra storia, ma la pasta, oltre che essere l'elemento più povero, è l'elemento più ricco di gioia, di allegria, di festa. La pasta come dire, è l'elemento, quando la sera si torna a casa, anche nelle famiglie povere, un piatto di pasta non si nega mai a nessuno, ma quando c'è la festa, il timballo di maccheroni in Sicilia, piuttosto che i grandi tortellini la domenica in Emilia, piuttosto che dei sontuosi piatti altrove, la pasta c'è dovunque. La pasta sta rivivendo una sua seconda giovinezza, perché addirittura sta soppiantando il riso e sta soppiantando in tutto il mondo altri piatti. Questo è un elemento interessantissimo della pasta. Io mangio la pasta che mi preparano, perché sono un cattivo cuoco, ma oggi portiamo alla città di Modena e a tutto il Banco San Gimignano la presentazione del nostro libro Strenna, che quest'anno è caratterizzato dalla pasta. La pasta è vita, la pasta è società, la pasta è territorio. Lo vedremo nei commenti anche di chi ha curato il libro. Per noi è un altro momento, un altro appuntamento importante sul nostro territorio. La Fondazione Auxilium è qui in questa giornata, dove si presenta un volume che naturalmente farà piacere a tutti, perché è l'amore per la cucina, l'amore per la pasta, l'amore che hanno gli italiani e anche i modenesi. E però una parte dei proventi verrà devoluta appunto alla Fondazione. Fondazione Auxilium, da anni gestiamo la mensa ghirlandina, che è una mensa storica proprio di fronte al Duomo. Da 2 anni l'abbiamo riaperta, completamente rinnovata. Ad oggi facciamo circa 450 pasti al giorno, ma la cosa bella è che di questi 450 pasti circa 80 sono verso persone bisognose. Quindi abbiamo lanciato questo slogan: fate i buoni. Cioè, sostanzialmente a tutti è data la possibilità di aiutare persone che sono in difficoltà economica e sociale acquistando dei buoni pasto. Quindi il Banco San Gimignano ha aderito a questa nostra iniziativa e grazie a questo loro sostegno oggi la proporremo a tutti pubblicamente in Piazza Roma. Cambiamo decisamente argomento, andiamo in Appennino per parlare di lupi. Si è tenuto di recente un seminario presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, un seminario molto
interessante con esperti del settore proprio per parlare dei lupi. Presenza da conoscere e convivenza da gestire. Questo il tema e l'iniziativa si è naturalmente proposta come momento di formazione universitaria, ma anche occasione di approfondimento su tanti aspetti connessi alla presenza del lupo in Appennino, ed è servito anche a sfatare molte leggende sullo stato delle popolazioni presenti, su come si siano trovate nel nostro Appennino tosco-emiliano, sui conflitti potenziali o reali di questo grande predatore con le attività umane. L'intenzione è fare comunicazione corretta. Il lupo si porta dietro un retaggio di informazioni che sono al limite del mitologico, per cui le persone hanno in generale una concezione bipolare: o è il lupo delle favole, estremamente positivo, simbolo di vita selvaggia, oppure è uno spettro negativo che porta un disastro economico nell'economia soprattutto della montagna e della collina, è un pericolo per l'escursionista o per l'allevatore o per l'incolumità addirittura delle persone che si avventurano nei boschi. Cerchiamo di fare informazione corretta per sfatare una serie di miti positivi e negativi e riportare il lupo alla dimensione che è un predatore presente sul nostro territorio storicamente da sempre, ora ritornato in discreti numeri sul nostro Appennino, senza l'aiuto di nessuno, è importante dirlo. Non portato, non catapultato. Non... Questo è uno degli elementi principali della mitologia che vogliamo sfatare. Esiste una ampia letteratura giornalistica, tra virgolette, che fa riferimento a fantomatiche reintroduzioni. È importante chiarire che non in Italia, poiché sono progetti che hanno avuto luogo in altri luoghi del mondo, vedasi Yellowstone negli Stati Uniti, in Italia non hanno mai avuto luogo, non sono mai stati reintrodotti i lupi da nessuna parte nel territorio nazionale. Quindi il lupo vive in branco, c'è il capobranco naturalmente, è un soggetto molto interessante, parliamo anche dell'intelligenza di questi lupi. Il lupo è un animale intelligente, sociale e culturale, cioè trasmette abitudini alla prole attraverso insegnamenti e un'infanzia prolungata. Esiste una coppia leader, un maschio e una femmina che vengono definiti alfa, che sono in realtà poi i genitori. Un branco di lupi non è altro che una famiglia allargata, in generale composta da 6, 7, 8 esemplari in media. Possono essere una decina nella stagione in cui ci sono i piccoli, possono essere anche soltanto 2-3 animali che occupano un territorio in maniera stabile. Come si muovono? Si muovono molto, diciamo, la peculiarità del lupo non sono i denti, le mascelle o artigli, è il cuore e i polmoni, un animale che corre molto sia per il seguimento delle prede sia per pattugliare un territorio veramente molto ampio, quindi si muove abbastanza velocemente pattugliando territori esclusivi veramente anche molto ampi. Allora veniamo a parlare anche dei danni che può provocare e degli agricoltori, ma anche di coloro che hanno il bestiame, le pecore, quindi i pastori. È un problema da trattare con grande rispetto, è importante dare informazioni corrette su questo tema. È vero che il lupo può predare anche animali domestici, è anche vero che la predazione da parte del lupo su un animale domestico è una piccola frazione della sua dieta, variabile da zona a zona, ed è anche una frazione molto piccola dei danni da fauna selvatica in generale. A dispetto della risonanza che ha a livello mediatico la predazione del lupo sulle pecore o su altri animali domestici, il volume di danni nella nostra regione, provincia per provincia, è largamente inferiore, di ordine di grandezza inferiore rispetto a quelle di fauna che fa meno così, risonanza, meno effetto, vedasi cormorani, picchi, fagiani, lepri, soprattutto gli ungulati che fanno veramente danni economicamente rilevanti. Il lupo si attesta su poche decine di migliaia di euro all'anno per provincia. Attacca l'uomo? Non esistono attacchi documentati sull'uomo negli ultimi 150 anni nell'intero continente, ed è una cosa molto peculiare perché anche animali considerati tranquilli e innocui, come addirittura animali domestici, cani domestici, mucche, cavalli, in altre regioni del mondo alci, cervi, qualche vittima la fanno, da noi il lupo è assolutamente a zero, statisticamente è un numero molto pesante. Continuiamo a restare in Appennino. In Appennino parlando di Ciaspola Appennino 2017, ovvero delle escursioni ciaspolate nell'Appennino tosco e emiliano. Allora citiamole e poi sentiremo
l'esperto, ad esempio il 28 dicembre il Sasso dell'Alpino Fiumalbo e ancora il 29 una ciaspolata al Lago della Ninfa, Sestola, il 30 ciaspolata in Valle Fiumalbo e per salutare l'anno che se ne va il 31 San Silvestro nella meraviglia del lago di Pratignana. Allora, il sito, se volete conoscere di più, scoprire il programma, www.laviademonti.com. Tu sei una guida, accompagni chi vuole fare queste escursioni che sono particolarmente importanti, belle. Sì, sono attività alla portata di tutti, di chiunque sia in buona salute e abbia voglia di camminare. Le facciamo durante l'estate o nelle stagioni intermedie a piedi e durante l'inverno con le ciaspole per scoprire tutti i luoghi più belli, che sono tantissimi, anche tanti poco conosciuti del nostro Appennino. Ecco, facciamo un esempio, facciamo un percorso che vada bene da 0, no, comunque, da 5 a 100 anni. I più semplici sono, ne abbiamo due in due luoghi che sono fra i più belli del nostro Appennino, il Lago della Ninfa e il Lago Santo. Dal Lago Santo al Lago Baccio, percorso semplicissimo, adatto a chiunque, anche ai bambini diciamo dai 6-7 anni in poi, con la possibilità anche nei vari rifugi che ci sono, sia al Lago della Ninfa sia al Lago Santo, poi di fermarsi a mangiare a pranzo o a cena, perché ne facciamo anche in notturna poi con la cena finale. Fate anche in notturna, quindi è un po' un viaggio anche nel tempo, nella storia, anche per vedere gli animali. Mi vengono in mente i lupi, ma comunque. Sì, la possibilità appunto di trovarsi in ambienti naturali incontaminati, interessanti appunto sia dal punto di vista delle presenze faunistiche che dal punto di vista di una ricchezza naturalistica veramente eccezionale e spesso sottovalutata. Ed ora veniamo a parlare di fotografia, ma di fotografia solidale, infinite sfumature di solidarietà. Una giuria presieduta da Nino Migliori, che ha visionato tutte le foto che sono arrivate al premio fotografico del quotidiano nazionale Il Resto del Carlino e da Biper. I vincitori sono Chiara Bonetti di Ferrara, primo premio. Il secondo premio è andato al Mondo di Aurora di Paolo Troilo. Terzo premio Maria Beatrice Misseri. Ma una menzione speciale è andata ai Vigili del Fuoco, quindi una sezione di fotografie dedicata a loro, le foto del sisma che ha colpito il centro Italia, e menzione dunque, abbiamo detto, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, struttura della comunicazione in emergenza, il responsabile è Luca Cari per Amatrice Chiesa di Sant'Agostino. Sentiamo. È un titolo che abbiamo dato volutamente proprio per coinvolgere i giovani, siccome il premio è destinato ai giovani dai 15 ai 25 anni di tutta Italia e su quelle che sono le situazioni del momento, il malessere che si incontra nella situazione odierna, così ciò che si vede di negativo, che quindi i giovani hanno saputo cogliere. Innanzitutto c'è stata un'adesione superiore a tutte le precedenti 7-6 edizioni del premio Il Resto del Carlino, e poi con dei lavori che, a detta di esperti, di quelli che le vedono, dalla giuria e tutti gli altri, sono di altissima qualità. Quindi veramente è un'occasione unica per far vedere i giovani come riflettono su una situazione nella quale stanno vivendo in questo momento. Diciamo che al tradizionale piacere di vedere le opere frutto dell'attività soprattutto di giovani, che ormai caratterizza da 7 anni questo premio, quest'anno uniamo un tema che sicuramente ha degli aspetti umani
e sociali di particolare rilievo. Io credo che le foto che verranno premiate quest'anno, ma tutte quelle che sono arrivate alla fase finale, contengono un messaggio di una forza straordinaria. Biperbanca è quest'anno ancora più lieta degli anni scorsi di essersi fatta sponsor di un'iniziativa di questo genere. Abbiamo Chiara Bonetti e Maria Beatrice Misere. Chiara Bonetti ha vinto il primo premio. Un amore quello per la fotografia? Sì, è una passione da quando sono piccola e ho visto sempre mio padre fare molte foto e quindi diciamo che mi piace ricordare tramite la fotografia. Vale anche per te? È simile la nostra storia perché anche mio papà era appassionato di fotografia e ho sempre visto a casa la sua reflex comunque e quindi sono sempre stata affascinata dal mondo della fotografia e quindi anch'io ho da sempre avuto questa passione che piano piano ho cercato di coltivare, di migliorare ogni anno. Il tema è estremamente importante, interessante. Il mondo odierno, così difficile, visto attraverso anche queste vostre fotografie che fanno molto pensare e fanno anche commuovere, bisogna dire la verità. Io ho sentito tutti i commenti. La tua scelta? Allora, io sono un'educatrice e lavoro con ragazzi con disabilità psicologica e tramite la fotografia che ho fatto volevo rappresentare il mio lavoro, che più che un lavoro per me è una costruzione di una famiglia, di una seconda famiglia, e quindi volevo trasmettere questo amore che ho io a tutti. Un premio che verrà ritirato alle sue spalle queste immagini che parlano più e dicono più di tante parole? Beh, sono immagini che abbiamo innanzitutto vissuto direttamente sulla pelle, perché siamo intervenuti immediatamente ad Amatrice, le altre posti che sono stati toccati dal terremoto direttamente la notte del 24, sono immagini quindi che ci toccano profondamente dentro. Il premio è un premio grande, importante per noi, facciamo un lavoro importantissimo, oltre a quello evidente delle squadre che fanno soccorso, ci sono squadre che documentano il nostro operato, è un'attività peraltro che viene da lontano, è un'attività storica, noi già facciamo documentazione ai tempi dell'alluvione di Firenze, il terremoto del Friuli, il Vajon, era per noi un'importanza fondamentale quella di documentare sia a fini formativi, quindi ci serve per far vedere a quei vigili del fuoco che non potranno essere presenti sui luoghi del soccorso, quindi far vedere le situazioni per poter apprendere. Il lavoro del vigile del fuoco è un lavoro che si impara e attraverso l'esperienza è importante quindi avere quindi delle immagini di riferimento. In più, in questa fase, in questo momento storico, ovviamente assume un'importanza fondamentale anche per l'informazione. Noi arriviamo nei punti dove il giornalista, dove l'operatore, qualunque delle redazioni non può arrivare, quindi cerchiamo di dare il nostro contributo in questo senso. Il fatto quindi che la nostra attività sia stata premiata, ovviamente questo ci dà molta soddisfazione. E ancora solidarietà prima di chiudere, perché da Vinicio si è tenuto il tradizionale pranzo con le persone che vivono, gli anziani che vivono nelle strutture protette della nostra città. 107 gli invitati, questa grande festa insieme voluta dal Lions, dai Lions del distretto 108 TB, il vescovo ha officiato la Santa Messa, poi il pranzo e poi ancora nel pomeriggio tanta musica e tanti momenti per stare insieme, per vivere una giornata in grande serenità, naturalmente da parte degli ospiti. Eccellenza, gli anziani delle case di riposo, le persone sole, una giornata questa per loro importantissima. Allora si addice anche loro la parola misericordia. Certamente, non solo come atteggiamento verso di loro, ma anche io credo come loro atteggiamento verso di noi, perché io ho visto che spesso le persone anziane hanno fatto anche l'esperienza in famiglia
magari non sono più in grado di comunicare tutto quello che hanno dentro, a volte addirittura non sono in grado per nulla, però hanno una ricchezza e hanno un occhio misericordioso verso gli altri, perché hanno trascorso e incamerato tante esperienze, quindi da dentro queste esperienze profonde ci guardano con una certa misericordia. Cosa si augura per questo Natale, anche per il 2017? Che cosa vuole dire anche ai cittadini modenesi? Mi auguro quello che abbiamo sentito nella prima lettura della messa, il sogno di Isaia, cioè che il lattante si trastulli sulla buca della vipera, cioè che scompaiano le velenosità, le inimicizie, che possa riemergere la parte migliore di noi. E questa riemerge solo nell'accoglienza reciproca, dove cadono le maschere, i ruoli, cadono anche tanti pregiudizi e non ci sono più nemici. Questo è l'augurio, il sogno di Isaia. È la settima volta e quindi ormai è diventata un'abitudine bellissima, e soltanto chi è insensibile non riesce ad accogliere questa tenerezza che possiamo condividere assieme a queste persone anziane. Quindi non è il fatto di dar da mangiare, ma il fatto di passare alcuni momenti assieme in serenità e quindi in comunione. Questa è la cosa più importante per noi. Lions quest'anno poi è il centenario, per cui abbiamo quattro temi fondamentali: i giovani, l'ambiente, la vista e la fame. La fame comunque è messa nelle sue eccezioni più ampie, quindi non soltanto il fatto di dar da mangiare, ma di contribuire a un momento di serenità intorno anche a un tavolo. Con questo è tutto, noi vi ringraziamo per l'ascolto, l'appuntamento come di consueto è alle 12.30 della domenica, ma ricordatevi anche che potete trovare tutte le trasmissioni su YouTube cliccando Area Verde TV. Grazie ancora. L'aceto balsamico tradizionale di Modena. Lambrusco di Modena Doc. I lambruschi crescono, i momenti più frizzanti restano. La OMV, Officine Meccaniche Vezzani, è un'azienda specializzata nella realizzazione di strutture metalliche ad uso industriale e architettonico. L'OMV è in grado di garantire servizi che vanno dalla progettazione alla fornitura dell'intera costruzione. Alla richiesta sempre crescente di professionalità e competenza, l'azienda risponde con tre requisiti fondamentali: esperienza, serietà, collaborazione. Aspettiamo 12 mesi per dar loro il nome. 24 mesi per farti apprezzare l'armonia di sapori. 36 mesi oltre per offrirti la maturità. Parmigiano Reggiano, aspettiamo per darti l'eccellenza che ti aspetti.